Una settimana fa sono state rilasciate informazioni riguardo a Pokémon Spada e Pokémon Scudo all'interno di una Nintendo Direct che hanno suscitato reazioni piuttosto negative da una buona fetta della community Pokémon. Come immagino abbiate intuito, oggi voglio parlare di ciò, ma prima di proseguire, visto che andremo anche a toccare delle feature che richiederanno un abbonamento a Nintendo Switch Online, ci tengo a parlarvi di Together Price, una piattaforma con cui ho avviato una collaborazione. Together Price è una piattaforma che vi permette di acquistare un abbonamento multi-account a Nintendo Switch e a tanti altri servizi che la piattaforma stessa offre insieme ad altre persone, andando a versare solo una quota del prezzo totale per poi spartirsi i posti all'interno del multi account, risparmiando in questo modo fino al 75% sul prezzo che si pagherebbe normalmente. Inoltre, sottoscrivendo un abbonamento dal primo link che trovate in descrizione associato a Together Price, lascerete traccia di averlo fatto tramite il mio canale, il che darà non solo un supporto economico al sottoscritto, ma potrete anche sottoscrivere il vostro primo abbonamento su Together Price con uno sconto di 2,50€. Dunque, siccome Spada e Scudo avrà una buona fetta di multiplayer al suo interno, spero che questa iniziativa vi interessi e nel caso fatemelo sapere qui sotto con un commento e mi raccomando passate dal link in descrizione. Tornando a noi, oggi più che parlare del contenuto del trailer di cui ho già parlato in una live che vi lascerò nelle schede, voglio parlare delle reazioni che le persone hanno avuto a queste news, mostrando come le critiche ad esse fatte siano nella maggior parte dei casi tanto egoiste quanto limitate. E voglio fare ciò partendo da Poltergeist e Cramorant, come il titolo suggerisce, ma andando a fine video a toccare tutte le news che sono state mostrate durante la Nintendo Direct e spiegare perché, seppur queste risultino secondarie, a mio avviso si tratta di news vitali per la sopravvivenza del brand. Tanto per iniziare, la maggior parte delle critiche fanno riferimento alla natura per così dire poco seria del trailer, che ha preferito in questo caso concentrarsi su aspetti scherzosi e più leggeri del videogioco. A partire innanzitutto da Poltergeist e Cramorant, due Pokémon che sono pressoché inutili in competitivo a meno di sorprese e di certo non emozionanti a livello di design, un po' in controtendenza se posso essere sincero con quello che finora abbiamo visto. Ma nonostante ciò, quello che voglio fare è andare a spezzare varie lance in favore di questi due Pokémon, andando prima di tutto a spiegare che cosa rende oggettivamente interessante un Pokémon e cosa invece no. E prima di ricordarmi nei commenti che l'interesse è prettamente soggettivo, ascoltate quello che ho da dire, perché secondo me non è necessariamente così. Permettetemi di fare un esempio. In prima generazione, e quindi stiamo parlando della reliquia a cui tutti i critici di Pokémon fanno sempre riferimento, è stato introdotto Psyduck, un papero con il mal di testa. Ciò che ha reso questo Pokémon così popolare all'interno del fandom Pokémon è la sua natura goffa e la sua surrealità, risultando proprio grazie a queste caratteristiche divertente per i primissimi giocatori di Pokémon, che è sempre utile ricordarlo, erano in gran parte bambini. Sfido dunque chiunque a dire che Psyduck sia stato un Pokémon inutile per la crescita del brand. Certo, potrà essere inutile per il competitivo, quello sicuro. Sarà impossibile crearci attorno un concept analysis che ne svisceri la lore, perché di fatto questa lore non esiste. E non è nemmeno un Pokémon dal design accattivante come potrebbe essere molto banalmente un Charizard, anzi guardandolo è piuttosto bruttino. Eppure è lampante come sia uno dei Pokémon più amati e più richiesti dall'intero fandom Pokémon, nonché, probabilmente non ho controllato i dati ma suppongo sia così, uno dei Pokémon i cui pupazzi vendono di più in assoluto. La domanda è: perché accade questo? Semplice, perché Psyduck fa quello che deve fare, cioè essere divertente e stupido. Ora proviamo a mettere Psyduck di fianco a Cramorant per un istante. Qual è la vera differenza tra i due? Perché insomma, da una parte abbiamo un papero con il mal di testa, dall'altra un cramorano che spara pesci. È evidente che lo scopo intrinseco dei due Pokémon sia lo stesso, e ciò è testimoniato anche dal design, che in ambo i casi cerca di essere il più divertente e il più goffo possibile. Quindi perché Psyduck sì e Cramorant no? Sto riproponendo la domanda iniziale, cioè qual è la differenza tra i due? E vi rispondo, cari critici accaniti di Cramorant, che la differenza la fa la vostra età. Quando avete incontrato Psyduck eravate giovani, forse addirittura bambini, e siete stati in grado di apprezzare la sua goffaggine. Oggi però siete cresciuti e ciò che un tempo provaste per Psyduck non è la stessa cosa che oggi provate con Cramorant. Permettetemi però la battuta, forse non siete cresciuti poi più di tanto. Perché se foste davvero cresciuti un minimo mentalmente, riuscireste a comprendere che Cramorant non vi piace non perché sia un Pokémon inutile, ma perché non è a voi che deve piacere e che forse le persone a cui deve piacere risiedono nella maggior parte dei casi in quella schiera di fan che ad oggi si sta approcciando per la prima volta al nostro brand. E non ci vogliono lauree, ma sono un pizzico di buonsenso per capire che Pokémon Spada e Pokémon Scudo non sono costruiti su misura per voi, ma che come ogni altro gioco Pokémon cercano di attirare più persone possibili al suo interno, cercando dunque di richiamare a sé varie tipologie di videogiocatori. E analogamente non ci vuole una scienza per capire che ciò aiuta il brand Pokémon, come i giovani aiutano un popolo a non estinguersi, e che quindi Cramorant in futuro potrà essere, e ci gioco la mia mano sul fuoco, il nuovo Psyduck delle nuove generazioni. Ma vedete, cari miei critici occasionali, io credo che il problema risieda nella vostra visione limitata.
limitata. Una visione limitata che fortunatamente non appartiene a Game Freak, perché altrimenti porterebbe il brand alla stagnazione e dunque nel tempo alla morte. Perché se il gioco Pokémon fosse indirizzato solo ai ragazzi dai 18 ai 24 anni, è fisiologico che un giorno andrà a morire. Perché non tutti un giorno avremo il tempo per gustarci un gioco Pokémon, non tutti un giorno avremo il tempo per dedicare i nostri pomeriggi a Pokémon. Io sono il primissimo a cui non piacciono molto né Cramorant né Poltegeist. Ciò non vuol dire che quei Pokémon non siano interessanti per me. Perché quello che secondo me un po' manca alla community Pokémon è la capacità di distinguere tra il proprio gusto, che è perfettamente legittimo ed esprimibile, e quello degli altri. Quando un uomo vede sfocato non è in grado di distinguere gli oggetti e non è in grado di distinguere le loro sagome. Ecco, voi mi fate un po' questa impressione, cioè mi sembrate miopi. Non sapete distinguere i confini tra voi e gli altri e applicate i vostri giudizi di gusto a tutti proprio perché non sapete distinguere. O forse mi viene da pensare, un po' meschinamente a dire il vero, non volete distinguere, il che è la cosa più antisociale che si possa fare. Voi reputate un Pokémon inutile perché nella vostra visione limitata quel Pokémon è inutile. E certo, Cramorant e Poltegeist non saranno utili in competitivo e non saranno Pokémon bellissimi, non abbiamo dubbi. Ma se solo alzaste lo sguardo da quelli che sono i vostri gusti, che devono pur sempre esserci in loro, vedreste un'utilità e un interesse. Perché entrambi, tanto Cramorant quanto Poltegeist, sono divertenti. Certo, non per voi, ma per chi un giorno inevitabilmente prenderà il vostro posto. E questo discorso non vale solo per questi due Pokémon, ma per tutte le features che sono state annunciate all'interno del Nintendo Direct. Il Pokécamping, il carry, le card della Lega, la personalizzazione. Tutte features bollate come inutili perché semplicemente non si è in grado di andare oltre il proprio orizzonte. Ricordo, per chi è già tentato di andare a ripescare negli antichi fasti di Pokémon, che in quarta generazione era possibile portare a spasso i Pokémon pucciosi, era possibile cucinare i Puffin, in terza generazione era possibile fare le Pokémelle, e tutto ciò non è affatto diverso dal Pokécamping e dal curry. Tutte queste meccaniche non le userò mai, eppure sono in grado di riconoscerne l'utilità e l'interesse. E se un tempo non mi sono mai lamentato dei Puffin, è perché forse, mi viene da pensare, al tempo mi stava bene. Forse al tempo, con la quarta generazione, anch'io cucinavo i Puffin, come oggi un bambino di 10 anni, come io ero ai tempi, potrebbe cucinare il curry. Oggi per me è ragionevolmente diverso. Ma quelle persone che rappresentano il futuro e verso cui solo chi è limitato può provare dell'astio, potrebbero avvicinarsi a Pokémon proprio grazie al curry. O anche grazie a Cramorant, grazie a Poltegeist, e in generale grazie a tutte quelle meccaniche che strizzano l'occhio ai fan più casual di Pokémon. Guardate bene, io potrei capire le lamentele se ci avessero promesso un gioco totalmente dedicato al competitivo, banalmente. Ma all'annuncio di Pokémon Spada e Scudo c'è stato parlato di un gioco Pokémon che fosse adatto sia a noi giocatori più navigati che alle nuove leve di Pokémon Let's Go. Quindi ciò che Nintendo ha mostrato all'interno della sua Nintendo Direct è dannatamente coerente. Del resto, quando con LGPS si era parlato di un gioco per tutti, che poi invece ha rimosso tutto il lato competitivo e profondo del gioco Pokémon, le proteste a cui mi sono aggiunto sono state più che legittime a mio avviso. Ma ad oggi, con Pokémon Spada e Scudo, ho sempre più la sensazione che all'interno della community Pokémon vi sia una sorta di guerra civile per decidere a chi appartenga il brand, se appartiene ai giocatori PvP, se appartiene ai giocatori PvE o se appartiene ai casual. Eppure, con gli esempi fatti oggi, dovrebbe esserci chiaro una cosa: Psyduck, i Puffin, il Parco Concordia, quello di cui oggi ci lamentiamo, in realtà è sempre esistito, e forse è esistito perché qualcuno ai piani alti ha pensato fosse meglio essere un brand inclusivo piuttosto che esclusivo. Quel qualcuno un giorno deve aver pensato che Pokémon dovesse includere più persone possibili, più gusti possibili, più visioni possibili. È ormai risaputo che in origine il concept di Pokémon dovesse essere molto più cruento di quello che oggi abbiamo, e che per espandersi infine sia stato deciso di assumere la forma che vediamo attualmente, e che se ne dica, è la formula vincente. Fortnite, che ad oggi è l'indiscusso dominatore dello scenario dell'intrattenimento videoludico, è stato in grado di coniugare il lato competitivo, frivolo e profondo in un videogioco, unendo questi tre poli in una formula efficace che desse spazio alle sport, ai balletti e alle teorie. La stessa cosa che Pokémon, con la sua formula, secondo me vuole fare. E lo vuole fare tramite il competitivo, tramite il curry e tramite la lore di gioco. E molto probabilmente è forse proprio grazie a questa mentalità che oggi possiamo dire di giocare un videogioco Pokémon in italiano, possiamo dire di avere delle versioni localizzate dei videogiochi Pokémon, e possiamo dire di giocare il 15 novembre la nostra 8ª generazione. Perché fino alla 7ª ci si poteva lamentare delle carenze di attenzioni verso il competitivo, da oggi non più. E forse allora, dopo tutto ciò che oggi abbiamo detto, il messaggio è sempre quello di altri video, come una serie di operazioni che alla fine danno lo stesso risultato. È il messaggio di accettare la diversità pur non condividendone gli aspetti che la generano, di riconoscere ad altri il diritto di essere felici e soprattutto
soprattutto di dare agli altri la possibilità di esserlo. E allora, a conclusione di questo discorso, vorrei fare una riflessione sull'attualità. Qualche giorno fa in Brasile, nel comune di Rio, è stato sequestrato un fumetto dal titolo Avengers The Children Crusade, in cui era presente un bacio omosessuale. Il motivo, come potrete immaginare, è l'ostilità che le istituzioni brasiliane e la cultura brasiliana ha verso la comunità LGBT. Ecco, mi chiedo quanto questo atteggiamento sia dissimile dal voler eliminare una meccanica come il Pokécamping solo perché non si accetta l'idea che all'interno di una community vi siano delle persone orientate in maniera diversa dalla nostra. Del resto, community vuol dire comunità, come lo sono la comunità LGBT, la comunità ebraica, la comunità musulmana, e allora mi viene spontaneo da chiedermi in queste condizioni se si possa davvero parlare di una community Pokémon, o se forse non avrebbe più senso parlare di una serie di piccole community che si fanno la guerra tra di loro perché è intollerante. E mi chiedo anche se in futuro sarà possibile un'umanità unita oltre che una community Pokémon unita, che di certo è molto meno importante della prima. Ecco, questo è il motivo per cui secondo me Cramorant, Poltegeist e tutto ciò che è stato annunciato all'interno dell'ultimo trailer Pokémon è vitale per la community. Perché forse questa community di cui tanto parliamo in realtà non esiste, e magari sarà proprio grazie a queste persone che cresceranno con il Pokécamping, con Cramorant, con il Curry e via dicendo, saranno forse questi nuovi adulti ad avere una visione più aperta del mondo e magari di conseguenza una visione più aperta della community Pokémon e alla fin fine dell'umanità. Nella speranza che un giorno chi oggi ama Cramorant potrà in futuro guardare con occhio diverso la diversità, riconoscendola come una virtù da esaltare e non una macchia da debellare. E se il futuro renderà l'umanità un luogo migliore in cui vivere e un luogo migliore in cui esprimersi, mi piace pensare che uno 0,0001% del merito se lo possa prendere uno stupidissimo Pokémon uccello che spara pesci con gli occhi verdi. Bene ragazzi, io credo che il video di quest'oggi possa dichiararsi concluso. Io spero che vi sia piaciuto, se così invito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Mi raccomando, passate dai link in descrizione, in particolare da Together Price, e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.